Salve a tutti, io sono DeLonGamer e benvenuti nel terzo episodio di Modern Warfare 3. Dopo l'esplosione dell'aereo, Farah dovrà farsi in quattro per non essere incolpata. Intanto il gruppo si ricorda di quando catturarono Makarov in passato e poi ci ritroveremo ad infiltrarci per fermare la finanziatrice di Makarov che pare avere con sé un piccolo esercito a difenderla, ovviamente. Buona visione! Aggiornamento sulla notizia dell'aereo passeggeri russo schiantatosi a pochi istanti fa sui monti degli Uzbek. Si sospetta che lo schianto sia stato provocato rapida perdita di una discesa dell'abitacolo parte fondamentale delle indagini. Devono trovare ovviamente la scatola nera adesso. Poche ore dopo un attacco missilistico alla base di Arkhov ha subito molte perdite quando è stato perso ipotizza un legame tra i due incidenti. Sì sì sì, stanno facendo ricadere tutta la colpa su Farah e sul suo gruppo l'ULF. No. Senti sicuro la firma di Makarov. Ha fatto più danni lui in 72 ore di quanti ne abbia mai fatti Connie. Quell'aereo è caduto nel mio paese. Non è un incidente. Devo andare nel luogo dello schianto e provarlo. I dati mostrano che era un volo partito dalla Kastovia e diretto a Sochi. È sparito in questa regione. Non mi serve altro. Arriva sul posto prima delle autorità. Non sono le autorità a preoccuparmi. Auguri, Farah. Ovviamente il nemico è già sul posto. Oddio, ma siamo da soli con Alex? Alex ci sta un attimino provando con Farah da un bel po' di capitoli? O è una mia impressione? Perché qua c'è l'inciuccio, eh? Ha letteralmente dato un piede al posto di dare una mano. Insomma, ci siamo capiti. Ragazzi, vi si sente lontano un chilometro? Poi che non c'è altro modo per muoversi attraverso questi deserti. Oddio, sarà almeno una missione notturna? Mi consolo? Dobbiamo sperare che il nemico non riesca a individuarci facilmente. Sì! Eccolo giù l'aereo, perfetto. Luogo dello schianto, oltre la rupe. Lo vedo. Poveracci. Qualcuno ci ha preceduti. Ovviamente. Mercenari russi. I conni. Makarov. Ci incolperà anche di questo. Scopriamo cos'è successo lassù. Il mondo deve sapere. Non ci chiameranno terroristi. Mai più. Più facile a dirsi che a farsi, ciccia. Vado là sotto. Ci sono almeno 20 uomini armati laggiù. Sì, ma non arrivare con la moto. Cosa posso fare? Puoi coprirmi, raggiungi un punto più alto. Sì, signora. Non finirà bene, dovremmo entrare in stealth. Sì, vabbè, che l'one e lo stealth sono due parole che fanno ridere messe assieme. Sei in posizione. Affermativo, vedo diverse squadre di conni vicino ai rottami. Si stanno impadronendo del sito. Non è stata l'ULF. Dobbiamo trovare qualunque cosa che lo dimostri. L'Aswell ha attivato un tracciatore che capta i segnali nell'area. Possiamo trovare i cellulari dei passeggeri e la scatola nera. Ricevuto. Mi muovo. Allora, abbiamo due Gianni e Pinotto. Questi uomini non sono benvenuti nel mio paese. Faglielo sapere. Ok. È quello che intendo fare. Dobbiamo trovare un punto sopraelevato, dannazione. Il mio problema... C'è un tizio là sopra. Cioè, il mio problema è che stavolta non abbiamo l'UAV. E quindi siamo belli che fregati. Sperando che non siano in due e mi lanciano l'allarme. Qual è la tua arma alternativa? Una pistola silenziata. Il passaggio da uno all'altro è veramente molto rapido. Ah, quello che vedo non mi piace proprio per niente. Speravo di avere un'ottica più decente per riuscire ad eliminarli dalla distanza. È che alcuni contatti sono troppo vicini tra di loro. Ok, io vedo la testa dell'aereo. Quindi ci sarà sicuramente qualche corpo. Allora, proviamo a passare da di qui. Oh, c'è una luce, c'è una luce, c'è una luce. Aspetta, 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 aspetta. Passa invece da di qua. Stammi bassina, ciccia. Ti vedo. Ci sono ancora molte pattuglie. Potrei provare ad eliminare quei due se sono fortunato. Tipo, vado anche te. E preso. Anche te. Il resto dell'area è ancora tranquillo. Oddio, no, quelli non li possiamo assolutamente attaccare. Se trovano un cadavere è finita. Devo cercare di entrare nella casa in qualche modo. Prendimi la pistola. Un salvino. Come va? Tutto bene? Una serata difficile? Forse lì c'è qualcosa che è sfuggito ai conni. Cerca bene. Affermativo, Echo. Ok, la zona è anche abbastanza grandicella, in effetti. Ok, passare dalla casa non mi dà nessun vantaggio. Cerchiamo di aggirarli in qualche modo. Un po' di piastre non mi farebbero schifo. È che sono molto visibile, mi sa da qui. Ok, me la rischio un attimino. E... aspetta. Ecco, la sapevo. Lo sapevo che era rischioso. Fatti i cazzi tuoi! Perfetto. Ottimo. Che siamo lontani da qualunque sorgente luminosa. Mi farebbe comodo quella specie di radar che rileva il battito del cuore nemico. Ok, vediamo qua cosa troviamo. Possiamo ricaricare munizioni. Cassa di scorte. Kit autorianimazione. Oh, sensore cardiaco. Minchia gioco, io ogni tanto ti amo.
Oh, ottimo, 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 perché prima o poi qualcuno lo mancherò. Oh no, la zona è molto luminosa. Qui mi sgammano e non ho modo di spegnere le luci, probabilmente. Cerchiamo di aggirarli, vediamo se trovo una scatola con qualcosa. Palestra silenziata. Al posto della pistola potrebbe essere una valida alternativa. Questa sciotta sicuramente qualunque nemico. Ma che spettacolo di arma che non è! Vediamo se riesco a prendere due in un suo colpo. La risposta è assolutamente no. La risposta è assolutamente no. Errore, errore, errore gravissimo. Mi piace. Per ora hai campo libero, ma fattene. Sì, hanno notato cose in effetti. Oh no, oh c'è l'armatura. Oh c'è l'armatura, ma porca di quella super porca. Se mi dai un po' fuoco di supporto, mi faresti una grande cortesia. Ok, riprendimi la balestra, vediamo un po' se riesco a... Oh, oh. Buoni, 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 buoni. Dove eri? Dove eri tu? Aspetta! Ok, preso in pieno. Devo rientrare in casa. Devo... Urca! Miseria, assolutamente. Rientrare in casa? Oh, 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 oh. Porca miseria di quello corazzato. Farà? Farà la vita. Ta, 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 ta. E vabbè. E vabbè. Oh, marone. Sto avendo di quelle botte di culo. Aspetta, che sto ricaricandola. Ma... Un attimo di pazienza. Consietudine assurda. No! E vabbè, ma tre corazzati? No! E basta! Due secondi, non è che far niente. No. Ok. Quanti boia siete? Premi G per usare le piastre corazzate. Grazie. Una mi farebbe comodo. Allora, prendiamo questo. Aspetta, cos'era? Ah, stavo cambiando arma. Può portare pazienza due secondi anche lei. Siete tutti di fretta stasera. Ok. La balestra la tengo perché è un'arma troppo figa. A sto punto è una questione di principio. Dove stai? Ah, sei qui in parte, ciccio. Non te l'avevo visto. A parte che potevo usare questo. Me ne ero completamente dimenticato. Abbiamo due contatti. No, quella era una granata. Ui! Ci hai provato, bastardone? Ok, mi sa che si stanno avvicinando. Perché non lo rilevo? Perché era dietro di me? Perché era dietro di me? Ok. Che miseria, c'era una torretta automatica. Ok, fatta esplodere. Ah, non l'avevo vista. Son fatto malissimo, dannazione. C'è un veicolo parcheggiato fuori. Meglio dare un'occhiata. Sì, un attimo di pazienza, ciccio. Oh, scorte, alleluia. Bello lui, guarda, a sto punto al posto della balestra. Ci mette troppo a ricaricarsi, ciccia. Grazie, volevo cambiare l'arma, molto gentile. Magari un paio di piastre non è che mi farebbero schifo. Oh, non, ne ho trovata solo una fino adesso. Oh, wow, c'è già il comitato di benvenuti in avvicinamento rapido. Ecco, questo potrebbe essere un problema. Oh, ciccia, guarda che ti vedo, vieni fuori. Soldati all'esterno, non abbassare la guardia. Provo a uscire io? Esco io a sto punto? Vado anche te, vado anche te. Oh no, c'è la corazza. Aspetta, lancia granata e via di qua. Porca la miseria. Lì proviene un segnale, cerca in giro. L'ho trovata, l'ho trovata, l'ho trovata. Inseriscila, inseriscila. Perfetto, l'ho visto. Bastardone. Stanno mandando altri rinforzi. Ciccio, io per i miracoli non li posso fare, lo vedo. Wow, fammi incendiare, è una figata assurda. Ok, però non c'è troppo fumogena, non vedo nulla. Non vedo niente. Salve signore. Signore, farò sua conoscenza. Ok. Prendere un altro. Dov'è? Ah, sei ancora vivo? Ok, eliminato. Ok, ho trovato un dispositivo da hackerare. Vai, veloce. Ho trovato qualcosa. Spero ci aiuti. Mi sparano. Carico il video. Cosa vedi? Qualcuno ha una pistola. Una donna. Vedo altri rottami in zona. Potrebbero esserci dei telefoni. Va bene. Ok, dammi mezzo secondo che ritorno all'aereo. Porca la miseria. No, no, bastardi, maledetti. Aspetta che quello corazzato. Oh, è morto, cioè, quando... Hai un secondo? Mi fate finire sta cocchio di missione? Poi la zona è tutta vostra, ve la lascio. Ok, metti un'altra piastra a sto punto. Oh, che ansia. Ok, proviamo a passare ad un'altra zona. C'è un punto anche qua, furbino. L'ho visto con la coda dell'occhio, l'ultimo. Dai. Vedo un mio soldato, Samara, con un giubbotto esplosivo. Non ha senso. Prima un'arma, ora un giubbotto. Sembra spaventata, non vuole farlo. Sappiamo entrambi che il mondo non la penserà così. Makarov vuole che il mondo lo veda. Non deve succedere. Va bene, il rilevatore capta un segnale. Deve essere la scatola nera. Ho visto Connie entrare e uscire da lì. Se c'era qualcosa, hanno portato via tutto. Ci sono un po' di dialoghi che si sovrappongono tra di loro, ma vabbè, dettagli. Com'è il motore? Sventrato. Qualche residuo, forse dell'esplosione o dello schianto. Che è successo lassù? Se è stato Makarov, ha ucciso dei russi. Li ha usati come pedine. Quello non ha limiti. Sì, ecco con chi abbiamo a che fare. L'edificio era ben sorvegliato. Ok, piastra.
Cos'è sta roba? Oh, è un potenziamento! Non l'avevo visto! Ok. Spavento! Ok, a posto. Alex, ho visuale sulla scatola nera. È carica? Prendi la scatola nera, veloce, 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 veloce. Ho trovato la scatola nera. Cancello tutto. Non permetterò a Connie di incastrare l'ULF. Nemici a terra, ma si stanno riposizionando. Sei sicura, Farah? Affermativo. Sei con me? Sempre, Kilo. Formattala. Connie converge sulla mia posizione. Sono compromesso. Aspetta. Che succede? Dove sei, Alex? Mi senti? Ecco, Tribuno, mi ricevi. Sento dei colpi lassù. Che cosa ho fatto? Sono qui. Sì, è lassù, in effetti. No, attenzione. Alex, ti troverò. Ok, evitiamo di farci scoprire. Se ci scoprono, probabilmente lo ammazzano. Ok, dobbiamo passare da quella parte, presumo. Per fortuna che ho recuperato le armi silenziate, neanche a farlo apposta. Ok, la zona sembrerebbe anche libera. E non rilevo contatti sul mio radar, se non là sopra. Ok, cerchiamo di avanzare in qualche modo. Vorrei stare molto più bassino, in effetti. Mi sa che abbiamo fatto fuori la maggior parte dei nemici. Ok, vedo dei contatti sul radar. Ma dovrei essere abbastanza invisibile. Sì, c'è un sacco di gente laggiù. Ok, me la rischio giusto un attimino. E uno, e due, e tre. Ok, aspetta. No, muoriti. Porca miseria. Oh, a posto. Il JLTV, vai al JLTV. Cosa vuol dire? Non lo so, non usate gli acronimi. Andiamo, Kilo, ora. Ah, e dimmi, sali a bordo del veicolo. Il JLTV. Ma porca miseria. Adesso... dobbiamo scoprire da dove vengono e dove stanno andando le truppe di Connie. Devi seguirle. Ingaggia solo se è assolutamente necessario. Manterrò le distanze. Cerca di non farti beccare questa volta. Non prometto niente. Sì, sta gente sa il fatto suo, in effetti, eh. Sono molto più organizzati del previsto e sono anche belli numerosi, purtroppo. Un ex ULF con giubbotto esplosivo su un volo di linea russo. L'hanno obbligata, ne sono sicura. Samara... una brava combattente. Si è unita a me durante l'occupazione. Poi è tornata a casa. Sul luogo dello schianto? Piazzavano prove per incastrarci e recuperare il resto. Abbiamo preso i telefoni a chi abbiamo ucciso. E la scatola nera? Formattata. Bene. Così Makarov non farà propaganda. Se sull'aereo c'erano agenti di Connie, se ne sono andati in qualche modo. Makarov non lascerebbe tracce. Crederanno che l'ULF sia responsabile. Purtroppo sì. Grazie a voi... non è dimostrabile. Esatto, è solo una diceria. Qualcuno speculerà, ma avete battuto Makarov. Non basta. Alex cerca Connie. Se sono in Urzikstan, li troverà. Bene. Quando mi riunirò alla 141, ti chiamerò. E Farah? Sì, Laswell. Mi spiace per Samara. Anche a me. Mi doveva 50 euro. Ok, mi sa che la vecchia squadra si sta per riunire. Ho visto i loro nomi. Guardali, i fighettoni, porca la miseria. Ok, mi domando dove andremo di bello stavolta. Sono viva. Fratelli miei. Nikolai. Come stai, Nick? Ora meglio, capitano. Che cazzo di casino. Questo è un video del passeggero. Con una carta d'imbarco per il volo 761. Passaporto falso. Ho un complice. Più probabile. E non l'hanno fermato. È passato e basta. Ehi, guardate un po' chi c'è. E da fare è Alex? Niente di decisivo. Quella merda imbottisce missili americani con armi chimiche per ammazzare la sua gente. Ammazza i civili. Dando la colpa a Farah. E agli Stati Uniti. Sta giocando col fuoco. Sono false provocazioni. Vuole una guerra. Est contro Ovest. Lo scontro perfetto. Gli stanno credendo, Kate. Siamo messi male, ragazzi. Se l'avevamo in pugno, cazzo. Avrei dovuto ucciderlo allora. E invece? E invece flashback. No, mi sbagliavo? 4 anni fa, non mi sbagliavo. Il gioco dura solo 3 ore, ma c'è tempo per il flashback. Così giustifichiamo una parte di trama. Gold Eagle, avremo 6 colpi d'arma da fuoco e almeno un'esplosione confermati nello stadio con diversi feriti. Ah. Ricevuto, siamo in arrivo. Attenzione, Makarov potrebbe essere ancora dentro con i suoi. Se è lì, tiratelo fuori vivo. Roger, i soccorsi medici? Interverranno solo quando la zona sarà in sicurezza.
Forse la sala VIP al secondo piano è il prossimo bersaglio di Makarov. Porca mia. Puoi dirlo forte. Io e Ghost siamo a 10 minuti. Prendiamo quel bastardo. Chiudo. Makarov ha minacciato l'aeroporto. Invece ma che macello! Wow! Che casino! Sono tutti in fuga. Occhio, occhio. È un disastro. Non sappiamo cosa sia dentro. Makarov, hai sentito, Shepard? È stato chiaro? Ci sente? Orbe, canaglia! Via da qui, via! Porcaccia! Signora, si sposti! Porca d***a! E basta! Price, attento! Oh! Price è anche troppo bravo a guidare. Ah! Gesù, che parte ansiogena! E non stiamo neanche sparando una volta tanto? Occhio! Beh, direi che c'è riuscito. C'è la polizia. Sono arrivati qui. Ammazzano i civili. Come ammazzano i civili? Aiù! Ma siete scemi. Signori, non si può sparare ai civili dopo le 18. Lo sanno tutti. Hanno avuto accesso all'area VIP. Al secondo piano, muoviamoci. Che casino assurdo. Ma non doveva attaccare l'aeroporto lui? Perché si è spostato allo stadio? Ci ha ingannato alla grande? Occhio. In cima alle scale. Aspetta, onne, quanti uomini c'ha? Scale libere. Ok, a posto? In fondo ci sono delle scale. Vanno al secondo piano. Sì, ma è pieno zeppo di civili. È un come faccio? Aspetta. No, ho preso un civile. Vabbè, ma o sparo a loro o loro sparano ai civili. Non è che ci abbiamo troppe possibilità. Ok, siamo a colpo singolo comunque. L'arma alternativa con della pistola. Non è che mi cambi più di tanto. Aspetta. No, non l'ho preso io il civile. Aspetta. Ok, eliminato. Chi morto? Marone, l'ho mancato per un millimetro il civile. Sono troppo in ansia. Ok. Aspetta. Cerchiamo di avanzare in qualche modo. Grazie del checkpoint. Molto gentile da parte sua. Granata tua nonna. Come dire, c'è uno lì, c'è uno lì. Ok, a posto, eliminato. Signori, levatevi dalle balle. Aspetta, aspetta. Pensavo di averle girati. Ok, eliminati. Ricarico. Oh, oh, stanno scendendo da là, stanno scendendo da là. L'ho preso? Credo di sì, ok, ottimo. Quei fumogeni non vedo nulla. Non posso sparare così alla cieca. È troppo rischioso. Ok, ora è molto meno rischioso. L'ho visto, bastardo. Aspetta. Gli ho sparato io al civile? No, non ne sono sicuro, non credo. Ok, io passo dal negozio di vestiti. A posto. Taglio per il negozio. Negozio, ok. Ok, 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 tutto tranquillo qui dentro. Immagino non molto lungo, tuttavia. Arrivano. Salve, c'è nessuno? Li ho girati per caso? No, ecco la nostra squadra. Wait! Pezzente, maledetto. Ok, lo potevo anche atterrare, ma non importa. Ah, a posto. Ragazzi, veloci, 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 avanziamo. Oh, porca miseria, aspetta. Han fatto una strada. Occhio, ok, eliminato uno. No, c'è ancora uno, c'è ancora uno, sto ricaricando. Fuori di qua, fuori di qua, fuori di qua, fuori di qua. Ok, tutti civili. Perfetto, che faccio? Vado di qui? Dirigo alle scale. Sì, no, lei. Per un secondo mi era venuto il dubbio. Sicuramente ci aspetteranno i piani superiori. Che lei li ha anche detto. Cello, buono, 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 buono. Ottimo. Aspetta. Non ti fidare, lancia una granata così per simpatia. E tanti saluti. Perfetto, così li abbiamo stunnati un attimino. No, fermo. Porca miseria, porca miseria. Ok, sono riuscito a farlo fuori, ma per culo. Livello esecutivo. L'area VIP è vicina. Entriamo su. Forza Price, avanti. Ok, intanto ho cambiato arma, tanto che c'ero. Ok, tutto tranquillo. Movimenti all'interno, occhio. Vai, sergente. Entro io? Salve, buongiorno, sono la donna delle pulizie. Corritori, non sparate. Come avete fatto ad entrare? La sicurezza ci ha fatti passare. Con chi siete? Vi prego, siamo merda, qui per salvare vite. Aiuto qui. Soldato. Pronto, sergente. Questa gente va portata subito in ospedale. Ci penso io, ci penso io, aiuto io. Che miseria! Mi hanno sparato in tarecchia praticamente. Boni, 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 figlioli. Aspetta, dov'è l'altro? È morto? Sergente, stai bene? Ho preso la piastra. Guarda, avevano esplosivi. Casino. Era il loro prossimo bersaglio. Capo Gold Eagle, esplosivi nell'area VIP. Nessuna traccia di Makarov. Ricevuto, mettete in sicurezza.
ragazzi, isolate l'area, così Makarov dovrà uscire in fretta. Siamo a 5 minuti, non deve scappare, figliolo. Roger. Il garage. Affermativo. Sistema gli esplosivi e vai all'estrazione secondaria. Capito. Ok, e io vado col capitano. Yay, sono il cocco del capo. Perfetto. Un po' di munizioni non mi farebbero schifo, effettivamente. Passiamo dall'ascensore, signore. Eh beh, certo, noi siamo il duo dei fighetoni, porca la miseria, non ci ferma nessuno. E vai! Ah! Sono sgrattato il pipino davanti, ma vabbè, dettagli. Per Makarov. Ma che roba! Ma una carneficina assurda hanno fatto. Non sparare, è un civile. Ah, ok. Mettiti al sicuro, vai! Vado. Veicolo! A riparo! Forse è Makarov. Esci subito dal veicolo! Giù dal veicolo! Ora! Occhio! Ok, l'ho colpito! Occhio, capo! Wow! Domani questa la senti tutta? Mettere in sicurezza! Vado! Aspetta, cambiare modalità di fuoco mi sembra un ottimo ragionamento, in effetti. A colpo singolo non ci serve più l'arma. Salve! C'è il signor Makarov, per caso? Mani in alto! Proprio lui! Il Vippete! Oh, cazzo! È lui. Spargli! Vladimir Makarov, esci subito dal veicolo! Niente scherzi! Se gli avessero sparato adesso avrebbero salvato migliaia di persone in futuro. Sta fermo lì. E ora non muoverti. Perquisiscilo. Hai paura, capitano. E fai bene. Taci. Resta in ginocchio. È pulito. Si è fatto la doccia. Bene. Non mi piacciono i prigionieri puzzolenti. Volete uccidermi? Oh, sarei tentato. Dovreste farlo. E tu dovresti dire ai tuoi uomini di arrendersi. Non sono addestrati a farlo. È più la vostra strategia. Oh, questa era personale. Tienilo d'occhio. A tutti, abbiamo Makarov, lo portiamo via. Ricevuto, John. Proveranno a riprenderselo. È ovviamente. Quello che vogliamo. A sinistra superiamo il veicolo e avanziamo. Roger. Avanti. Forza. Un po' di fuoco di supporto non mi farebbe schifo. Signore? Signore, colpisci Makarov? Forza. Ah, ok, così, perfetto. Muovete. Forza. Possiamo anche trascinarti. Vai. O spararti sul culo, Va bene lo stesso. Non significa niente. Significa che hai perso, Vlad. Datti una mossa. Dai, Makarov, muovete. Dove? L'ho visto. Aspetta. Porca miseria, ce ne sono altri. Sembra la zona da dove siamo arrivati prima. Oh, capo, non posso occuparmi di tutti io? Ok. Che succede? Lo vedo. Ehi, veramente era da solo, ma vabbè, dettagli. Affermativo. Ok, sembra tutto tranquillo. Lo prendo io. Qui non è sicuro. Ma io non c'ho più colpi, capo. La fortuna ti abbandona, Makarov. Fortuna. Non ci ho mai creduto. Per me sta tutto nella pianificazione. No. Avevi anche pianificato di marcire in prigione. Vuoi rinchiudere un uomo? Non su. Sergente, c'è un passaggio qui, forza! Datti una mossa, che mi si sta usurando il tasto V. Che è almeno pari alla tua stupidità. Senti da che pulpito. Tutti sono rimpiazzabili. Perfino io. Vieni su. Scusate, non volevo interrompervi. Merda. Non sei un soldato, sei un criminale di guerra. Serve assistenza medica. Perché non li aiuti, sergente? Tu. È una tua scelta. La colpa è solo tua. Sono innocenti. Nessuno è innocente. È la scusa per giustificare un massacro. Passato, libero. Ok, non si può tornare indietro. Sono sull'uscita di qua. Datti una mossa. Forza. Voglio farti conoscere alcuni dei miei amici. Dove sono? Muoviti, ho detto. Vicino. I miei. Oh, questo non è un buon segno. Accettare la sconfitta. Non è una questione di vittoria, ma di successo. Questo è vero. Oh, Makarov, andiamo. Occhio! Da dove? Da dietro! Ma porca! Falli fuori! Te la fai semplice. Ok, rimaniamo dietro il camion e dovremmo essere praticamente a posto. Sto facendo un po' di difficoltà a inclinare la visuale, purtroppo. Bastardoni! Venite a giocare con lo zio Soap. Ok, perfetto, fermi. Ah, ok, dalla distanza quest'arma non è molto precisa, purtroppo. Vieni qua. Ok, eliminato. C'è qualcun altro? Ricarico. Ok, improvvisamente ho visto qualcuno. È morto. Bravissimo, Kronk. Signore?
Salve. Ah, ho munizioni, perfetto. Qualcuno ha sparato nel frattempo. Dove sei, simpaticone? Dove sei? Yuhu. Ah, ma sei laggiù. E ora non ci sei più. A posto? Via libera. E alleluia, eh. Raduniamoci alla saracinesca. Usciamo fuori. Usciamo fuori, non si dice che è bruttissimo. Sollevala. E lei la fa semplice. Muoviti. Io comunque su un testicolo gli sparerei, così almeno non si riproduce. Capo Gold Eagle, siamo fuori. Lato est dello stadio. La vostra posizione? Bravo 6, noi siamo in zona. Avete personale nemico in arrivo da nord. Ovviamente. Ghost fornirà copertura con fuoco di precisione. Ricevuto, vediamoci all'estrazione primaria. 6, chiudo. Io penso a Makarov, tu facci strada. Ovviamente, beh certo, non ho niente meglio da fare. Con la mira DM del telone. Oh oh, oh, sono già che sparano. Attenzione agli angoli, sono quelli che mi fregano di solito. Oh, sono corazzati. Ok, questo è un problema. Evitiamo di correre rischi inutili. Ehi, da dove? Ah, ma sei più furbo degli altri. No, aspetta, scusi, c'hanno le collisioni fatte a merda. Ok, a posto. L'abbiamo risolta pacificamente. Posizionati dietro. Ah, non posso inclinare la visuale. Non mi facevo inclinare la visuale. Ok, lanciamo una granata che magari li freghiamo più facilmente. Non è quello il tizio con lo scudo. Dove è andato il signore con lo scudo? Ok, eliminato. Un attimo. Eccolo qua di nuovo. Bersaglio in vita. Nemico a terra. Ottimo. E quanti c'hanno lo scudo? Ma che va di moda ultimamente? Ma chi... grazie, alleluia. Restano due nemici. Ok, se mi indichi la loro posizione, mi fai una grande cortesia. Qui, provato. Centrato. Posto? Libero. Nessuna minaccia in vista. Avanza con Makarov. Bravo 6, ci dirigiamo al punto concordato. Ricevuto in movimento. Scendete, aiutateci amici. Mamma mia, oh ragazzi, non mi aspettavo una carneficina del genere. Shepard, spariamogli adesso, è la cosa migliore da fare. Forza, forza principessa, dati una mossa. Ah, la manina, sì, grazie, non mi farebbe comodo. Ah, posto, qui era ancora abbastanza alleato. Quindi siamo noi che tecnicamente l'abbiamo fatto rinchiudere in quel gulag. Buono, buono, buono. È esattamente ciò che si meritava. Signori! Simon Riley. Ah, mi conosce. Devi restare all'aeroporto e morire lì. Se vuoi vivere, non minacciare i miei uomini, Vladimir. Siamo così in confidenza, Herschel. Ok, ci conosci. Basta leggere un cazzo di dossier. Qual è il resto del tuo piano? Questo. In che senso questo? Cosa ha combinato? Assurdo. Siete proprio stupidi. Ti ho fatto una domanda. Io ne ho una per te. Che ore sono? Che cazzo se ne frega di che ore sono? Il tempismo è tutto. Ci ha fregato alla grande. Vedremo questo momento. Cosa sta per esplodere? Nel bene o nel male. Eccolo lì. Ovviamente. L'aeroporto? Voleva solo distrarci. Brutto figlio di... No, no. Non si fanno quelle cose. Ti farò saltare il cervello, Makarov. Giuro su Dio, non lo faccio. Su, fallo. Chiudi quella bocca. Me lo lasci uccidere. John, ce l'abbiamo. È sorvegliato, adesso non ci scappa più. Sta calmo, sergente. Almeno per i prossimi 4 anni, fidati, non scappa. Spero che gli abbiano fatto il culo nel gulag, onestamente. Voi non eravate i buoni. Marcirai all'inferno per questo. Morirai in un gulag con gli altri rifiuti russi. Ci rivedremo, McTavish. Oh no. Cioè i flashback del Modern Warfare 3 originale. Sapete tutti cosa accadeva in quel Modern Warfare. Io spero che non si ripeta. Se avete spoilerato siete stati bannati, fermarti. Allora fu la cosa giusta, capitano. Allora 60 minuti fanno un'ora. Trasmissione sicura, ID del Pentagono. Non sono autorizzato. No, Nick, resta. Kate, parliamo. Shepard! Stavo cercando proprio te. John, una riunione di famiglia, meglio ancora. Cosa vuoi? Vladimir Makarov, come voi? Parla, generale. Ho una pista sui fondi bancari di Makarov. Non cerchiamo soldi. Sop, trovati i soldi, troverete Makarov. Come lo sai? Non hai più un esercito. Sbagliato, ragazzi. Graves! C'è anche lui. Ci posso credere, cazzo. Sop, ti sono mancato. A dire il vero mi hai mancato tu. Laswell, se hai le coordinate, ordina un attacco aereo. Ghost, comportati bene. Cosa hai in mente?
di fare il mio cazzo di lavoro. Hai presente, ragazzino? Il mio cazzo di lavoro è uccidere nemici. Tu lo sei. Siate professionali, signori. Lascia che ti illustri il quadro generale, capitano. Voi volete Makarov dentro una cassa da morto e io i chiodi. In cambio di cosa? Un reintegro. Ovviamente. Non intendo andarmene così. Voglio il mio nome su una vittoria. Controlla la posta, Kate, a presto. L'orgoglio è il nostro peggior nemico. Ovviamente le informazioni sono valide, immagino. Ho un nome e una posizione. Ah, non mando i miei uomini in missione. Non è una missione, sono informazioni. Cazzo, è un merdoso bugiardo, Kate. Lavoro per la CIA, non siamo dei santi. E nemmeno tu. Ah, questo è vero. Capitano, facciamo compromessi di continuo. È sempre così. È vero. Devo dare ragione a Kerrick. Capo, lasciaci fare. Johnny, sei con me? Sempre, tenente. Guardatevi le spalle. Ok? E loro si guardarono le spalle per tutto il giorno. Non accadde un cazzo. Che abbiamo saputo da Shepard? E quanto proviene da Graves? Quei due sono complici. Davvero? Per ora sono nostri compagni. Ho visto le informazioni, sono valide. Hanno trovato il finanziatore di Makarov. È Milena Romanova, un oligarca. Sostiene Makarov da dietro le quinte da anni ormai. Dove si trova? Su un'isola privata. Isolata e remota. Una fortezza in paradiso. Indovinate chi la sorveglia? Connie! Abbiamo la cianografia e la configurazione del terreno. Cosa stiamo cercando? Milena è irraggiungibile. Non legalmente, ma possiamo arrivare ai suoi soldi. Sull'isola ci sono server che conducono ai suoi conti. Dobbiamo superare i suoi protocolli di sicurezza. Qualcuno lì ha una chiave elettronica. Troviamolo e farò in modo di violarla. Arriveremo via acqua e ci divideremo. Io cerco la chiave elettronica. Ghost pensa al perimetro. Chi ci guida? Gestirò l'operazione con un drone. L'idea non mi dispiace. Troviamo quei soldi. Oh no, non me la fate fare in stealth, vero? Armi pronte, Johnny. Tempesta in arrivo. Johnny! Porto, signori. È raggiunta, Watcher, ci dividiamo. Vi osserverò dall'alto. Al lavoro, bravo. Vado. Ma no, che c'è l'acqua fredda. La sicurezza è la chiave elettronica. Ce l'ha l'addetto alla sicurezza di Milena. È il nostro obiettivo. Ho individuato l'obiettivo prioritario. Il segnale non è granché, ma possiamo seguirne i movimenti. Check. 7-1, vedo un nemico al porto. L'ho visto anch'io. Metto in sicurezza il perimetro, resterò in contatto. Buona fortuna, tenente. Addio. Ne avranno bisogno. Wow, che posticino. Ah, c'è una grotta laggiù. Controllo la spiaggia. La Shadow ha lasciato scorte sull'isola durante la ricognizione, puoi recuperarle. Ricevuto. Potrebbero servire. Vediamo un po', posso passare da qui? Perlustro le grotte, lato ovest. Non potrò vederti. Terrò d'occhio l'esterno. Ok, abbiamo delle piastre, munizioni, bloccante. Che novità. E l'acqua è bagnata? Controllo. Attendere. La smettete di dire cazzate, ragazzi? Siamo, ragazzi, ma state attenti. Ok, speravo in un potenziamento per la divisa, per poter mettere un'altra piastra, ma amen, non importa. Veicoli di fuga lungo il perimetro. Quanti? 4 imbarcazioni gonfiabili in una baia. Un elicottero vicino alla spiaggia est. Poche guardie. Non possiamo rischiare. Sbarazzatene. Ok, nessuna via di fuga. Signori, ho fatto delle ricerche. L'obiettivo è Nestor Gustev. Avvisa i familiari che non tornerà per cena. Ho ucciso le guardie sul perimetro posteriore. Neutralizza imbarcazioni e veicoli. Nessuno deve entrare o uscire, Ghost. Contaci. Soap, obiettivo alla fontana. Ricevuto. Sono due conni con lui. Che miseria. Meglio che tre. Aspetta che sia da solo, Johnny. Sergente, devi eliminare quell'obiettivo. Procedi. Ok, perfetto, nessuno ha visto nulla. Ok, ok. Fin qua tutto bene, ce n'è un altro laggiù. Ma forse possiamo aggirarli passando da qua. Ci sono troppi punti scoperti. Natanti fuori uso, passo all'elicottero. Ottimo lavoro, Ghost. Non ho visto cose, mi sa. Oh oh. Oh oh, no. Perimetro in sicurezza. Nessun movimento. Che bella quest'arma. Puoi restare di guardia lì. Ok. State tu, sei riuscito a vedermi? Datti da fare, Johnny.
Trova l'obiettivo e abbattilo. Oia, che arma. Aspetta che c'è un dietro alle mie spalle, me lo ricordavo. Ok, sei ancora vivo? Oh no, non ho più la piastra, non ho più la piastra. Prendila, 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 ottimo. Aspetta, signore, piacere fare la sua conoscenza. Aspetta che ricarico perché di certo non posso ucciderli a ceffoni. Ok, fammi dare un'occhiata se troviamo qualche potenziamento. Granata, munizioni, dai. Dove tenete le scorte quelle buone? Cosa sappiamo su Mac e Milena? Da quanto si chiama Watcher? Makarov era un vecchio amico del mondo. Chi ne ha fatto il mondo? È caduto su un coltello 9 volte. Cose che capitano. Milena ha avuto i soldi e Mac un esercito. Un vero affare. Ok. Spero che non continuino a spawnare all'infinito. Ma che bel fucilozzo. Dronino. Ciao. Ah, è un drone bomba questo. Va bene. Ah, Oni, quello è corazzato. Quello è anche morto, peraltro. Ci sto lavorando. È lui? Ce l'ha lui? Aspetta, aspetta, aspetta. Vai, ce l'ho. Ho la chiave elettronica. Ottimo lavoro, 7-1. Il terminale in un bunker là vicino. Vai lì con la chiave. Perché c'è un triciclo qua dentro? Scusate. In parte a rifornimenti militari. Mi sa che qualcuno aveva un bambino, molto probabilmente. Ok, vediamo quindi di avanzare verso la prossima zona. Però non mi state dando molte informazioni, figlioli. Al bunker del terminale. La porta è chiusa. Si aprirà da un'altra parte. Un edificio o una sala di controllo. Sono d'accordo. Ok, avevo notato sono l'antenna prima, in effetti. Vicino al bunker. Ti vedo. Entra e ispezionalo. Stanza libera. Olè? Ispezionalo. La porta del bunker si apre. Ricevuto. Porca miseria. C'è gente all'interno, purtroppo. Adesso entra nel bunker e accedi al terminale con la chiave. Oh, piccolo stellino. Sei un po' eccessivo per la missione attuale, quindi ti lascio stare, ma vabbè, dettagli. Allora, fatemi controllare che non arrivi qualcuno all'improvviso. Ehi! Fuoco a volontà, Johnny. Con estremo piacere. Ehi! Che cocchio. Da dove? Dal signore. Ah, non era a prova di proiettile il vetro, a quanto pare. Cos'è che fa beep? Non beeparmi in parte che mi metti ansia. Ok, ho visto un po' di contatti poco più avanti. Buongiorno, buon salve. Sono nel bunker. Ricevuto. Accedi al terminale, sotto. Sì, datemi mezzo secondo che ho trovato un'arma che me l'ha fatto diventare un pochettino barzotto. Giusto un ciccinino. Accedi al terminale. Aspetta, mi stai coprendo la visuale. Grazie, molto gentile. Ok, apri. Bene, il terminale si sta avviando. Ottimo lavoro, Soap. Vedo conti, depositi, coordinate bancarie. È un inizio, ma è tutto bloccato tramite autenticazione biometrica. Ovviamente. Segnalano molteplici chiamate dalla casa principale. Oh oh. Milena è là dentro. Ci servono faccia, occhi e impronte di Milena. Ok, Soap. Vediamoci alla villa. Prenderemo Milena viva. Connie proteggerà Milena fino alla morte. Fino alla morte, eh? Diamoci dentro, tenente. C'è una sola entrata alla casa, peraltro. Quindi sono completamente esposto. Ah, questo è un problema. Ok, cerchiamo di eliminarli dalla distanza e via. Sei esposto. Sì, lo so. Lo so, ciccia, lo so. Ui, ok, e stanno già prendendo il focus di me. Bani. Da. Ok. Arriva gente corazzata. E non correre, che non se ne faccio da fatica. Così. Ok, eliminato. Adesso l'isola è in stato di massima allerta. Che culo. Hanno anche dei veicoli da quello che vedo. Ehi, lala. Bana. Bana, non correre, che ti puoi prendere un proiettile in faccia. Ok, ho ancora un bel po' di colpi. Drone. Drone, fatti i cazzi tuoi. Oh, wow. Ok, sono droni esplosivi. Questo non me l'aspettavo. Ottimo, eliminato questo signore. Però ora conoscono la mia posizione. Occhio. Wow, sì. Confermo, sono droni bomba. Sono droni bomba. Ti bombizzo la nonna. Ah, cambia piastra, cambia piastra. Ok, è stata un po' una follia. Il garage con le auto. Vabbè, no. Senti, e quanti ne avete ancora? No. Eliminati anche questi. Sarà mica infiniti. Ok, si muovono a coppie peraltro, t'ho visto. E... sei ancora vivo. Sai che ti sto sparando dei proiettilini di tutto rispetto. Eccolo. È distrutto. Basta. Ok. A posto? No, no, continuano a essere dovunque. Chi è che spara? Aio! Wow, non devi stare, aspetta. Aspetta, mi hai individuato. Ok, ricarica, 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 ciccio. Io intanto corro là dentro. Vai! Corri, 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 corri. Apri porta. Oh, oh, che panicume. Io un po' di munizioni le vorrei. Anche una piastra, grazie, molto gentile. Non credo ai miei occhi. Cosa hai trovato, Johnny? Nella rimessa c'è un autosalone. Già. Cosa ti è una ricca oligarca provvista di isola? Potrei averlo anche tu. Mi
Milena non vorrà sposarti quando avremo finito. Ora mi prendi in giro. Ciccio, quando è finito di ammirare l'arma? Ma no! Ok, ok, super mega aggiudicato, ne vale assolutamente la pena. Non è successo niente, era così quando sono arrivato. Ok, cerchiamo di aggirarli. Attenzione, bravo, nuova attività di droni sull'isola. Guarda in alto, Johnny, beccali appena li vedi. Sì, ricevuto, sì. Tenente. Te la fai semplice, una volta che sono in casa, sono virtualmente a posto. Stop, la Romanova fa delle chiamate dal suo ufficio, ho intercettato il segnale. Sarò in ascolto, vi aggiorno. Chi sta accedendo al terminale? Trovate subito Gustav! Gustav, non è più reperibile, cara. Gente, occhio. Non è spaventata. Oh. Ci tiene ai suoi soldi. Bene, si ritorcerà contro. Occhio a quei droni, 7-1. Ma sono dentro casa, non mi esploreranno mica che dentro, vero? Casa principale, entro! Aspetta, aia! Ok, dov'è la Romanova? Rintanata nel suo ufficio, secondo piano, dietro una porta chiusa. Come c'entriamo? Stacca la corrente al sistema di sicurezza e aprirò la porta da remoto. Okay. Qua nonna in cariola! Si spegneranno anche i droni. Anche se prendiamo la Romanova, Connie non si fermerà. Si fermeranno quando saranno morti. È vero. Sup, sai già cosa fare. Un lavoretto pulito, Watcher. La mia specialità. Dove? No, non ti vedevo da lì! Bastardone, avete incorazzato? E non riuscivo a vederlo da lì. Ghost, qualche aggiornamento sul blackout? Interruttori trovati. Tieni duro, Johnny. State buoni, coni, non rompete i... Ci siamo capiti? È tutto in rima, praticamente. Ottimo. La cassa di scorte. No, grazie, non mi serve. Tenente, aggiornami. Quasi finito. Resisti. Ok, ho controllato tutte le stanze e a parte un po' di munizioni non ho trovato molto... altro! Ok, ottimo. Perfetto. Corrente staccata. Alleluia. Anche i droni sono andati. Appena in tempo. Adesso apri la porta di Milena, Laswell. Subito. Attendere. È aperta. Ok, signora Milena, buongiorno. Salve, sono suo massaggiatore. Forze speciali, mani in alto. Venga, venga, si sieda qua che le faccio un bel massaggio ai piedi. Giù. Siti. Maleducata. Seduta, Milena. Ti posto le foto dei piedini su OnlyFans, eh? E ci guadagno io perché sono un bastardo. Dov'è il tuo capo? Non ho un capo. Nessuno mi dice cosa fare. Come va, ragazzi? Non parla. Tra poco lo farà. Un po' rovinato quel portatile, eh? Dammi la mano. Se no, che fai? Me la tagli? Non è il mio stile. Più il suo. Perché la maschera? Nascondo la faccia. Mi sembra ovvio, signora. Che domanda di merda. Sono brutto fuori, ma un intestino tenue che è le sette meraviglie. Ecco. Niente nei miei conti vi porterà a Vladimir. Lo vedremo. Ci sono conti del gruppo Conny nascosti in piena vista e trasferimenti alla prigione di Zordaya. Il gulag. Soldi per la fuga di Makarov. Il denaro apre le porte. Allora perché non preleviamo qualche rublo dai conti di Makarov? Fatto. Vediamo se reagisce. 85 milioni trasferiti su un conto segreto della CIA. Vladimir e il suo lavoro... sono già stati pagati. Ovviamente, che culo. Lo sei molto bravo, eh? Neanche tu. I tuoi uomini sono morti e i tuoi conti vulnerabili. State rubando a Makarov, non a me. Hai sentito? Cretina. Certo. Mettiamola sul personale. Dobbiamo andarcene da qui, o inizia a parlare o la portiamo con noi. Banca Nazionale Svizzera. Il tuo conto personale? È questo, eh? I soldi non si toccano, eh? Non per me. Già, già. Ma che c***o credi di essere? Abbiamo trovato un punto debole. Svuotiamolo. No, non ti azzardare. Qualcosa non va, Miss Romanova. Io non conosco i piani di Makarov. Lo finanzio e basta, nient'altro. Dagli la tua impronta. Oppure dici dove trovare Makarov. Tu e quell'uccellino che ti parla. Su quel conto ci sono i miei soldi. Ho lottato per loro, li ho guadagnati. Insisti, è nostra. Io ho finito, tocca a lui. Lo verrà a sapere. Senza i miei soldi io sono morta. Quei soldi mi servono. E a noi serve Makarov. Dove si trova? Vostok. Brava, Milena, brava. C'è un bonifico alla Vostok Capital di San Pietroburgo. Vladimir acquista proprietà, edifici abbandonati, non so perché. Ed è tutto quello che so. Ci sono, non ti serve altro. È stato un vero piacere. Lo adoro, signor Saponetta.
Ciao Milena. Non avrete pietà, non vi darà ascolto. Guarda che ci spara prima, eh. Ci vediamo all'inferno. Sì, sì, saluti a casa. Tutto questo perché non le abbiamo fatto il massaggio ai piedini, eh. Buona gente, per questo episodio ci possiamo fermare qua. La squadra sta letteralmente facendo il culo a Makarov, che tuttavia pare essere un avversario molto più pericoloso del previsto. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti vi svuoto il conto in banca. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!